Una parola in inglese che non dovrei, sold out, è tutto esaurito in italiano. Siamo molto contenti, i numeri veramente alle stelle. Si va verso un ponte di Pasqua da tutto esaurito per le strutture alberghiere del Tiguglio. Le prenotazioni, già partite nei mesi invernali, hanno subito in questi ultimi giorni una forte impennata, tanto che per i turisti dell'ultimo minuto sarà difficile trovare posto tra Portofino e Moneglia. Un buon banco di prova per il comparto, che trova tante conferme tra gli arrivi, italiani ma anche francesi e svizzeri, e anche qualche ritorno importante, come quello degli americani. Pasqua sarà sicuramente gremita di turisti, molti italiani, ma anche tanti turisti non italiani. L'anno scorso è stata una stagione record, come hanno detto tutti, è stata una stagione record senza il turismo, diciamo, di lungo raggio. Quest'anno stanno tornando, torneranno in maniera importante, soprattutto dall'America, dal Canada e anche dall'Australia, e di conseguenza prevediamo un'altra stagione ancora migliore rispetto a quella dell'anno scorso. Le cittadine del Tiguglio si stanno preparando ad accogliere i visitatori con numerose iniziative e proposte culturali, come Santa Margherita Ligure, che vedrà nei giardini di Villa Durazzo la nuova edizione dell'Erba Persa. La Pasqua e questi ponti solitamente portano veramente molti turisti, quest'anno in particolare un pienone. E a Villa Durazzo avremo anche una nuova edizione dell'Erba Persa, Santa Margherita Ligure, che quest'anno si trasforma in festival. Rappresentiamo Santa Margherita col suo mare, il suo monte di Portofino, Villa Durazzo, quindi storia, arte e natura. Tutto esaurito anche nel Chiavarese. Ma a Ponte di Pasqua diciamo che ci sono molte prenotazioni, non è ancora full completamente, ma sicuramente lo saremo, ma anche poi per gli altri diciamo weekend, per il ponte del 25 aprile e tutto. Direi che c'è delle ottime prospettive per fare un ottimo aprile.